Vediamo se io sono all'esterno, cioè sono di qua. Ok? Come proiettarlo l'abbiamo visto prima. Ok? Io andrò sempre verso il mio interno qui. E qui che faccio? Qui che faccio? Voglio comunque, sto ruotando, voglio comunque andare sopra. Posso o girare e venire qui, e comunque mi alzo quando mi pare, a me questo viene tanto bene, ma tanti, non stai pure giù. Quando sei andato giù, invece di fare il passo, tu puoi comunque andare comunque qua. Come ti viene meglio? A me viene meglio, lo proietto, faccio il passo e vengo così. Voi lo vedete, l'importante è che ci sia proprio un ginocchio che spinge lì. Stiamo parlando di posizioni che servono a controllare. Proviamolo piano piano. Allora, vieni tu che la provi con lui. Quindi, dividetela in due. L'ho proiettato e vedi cosa ti è più facile. Un poro nel ginocchio. È la parte alta della tibia che scivola e va sulla gola. Perché? Perché un peso qui non ti fa alzare. Piano piano. Vado senza fretta. Perfetto. Hai messo il ginocchio bene? Perfetto. Ok. Ora gioca col peso. Esatto. Gioca col peso. Anche di là andava bene, eh? Anche di là. Ok? Così. Puoi giocare col peso, puoi giocare con questa coscia. D'accordo? Se hai questa postura, ora scendiamo un po' nel dettaglio, però ormai ci stai. Se hai questa postura e lui non ha più l'arma, allora ti conviene governare questa parte qui, con questo braccio. Con questo. Lascia. Ok? Così hai questo braccio libero. Per dare comandi, segnali, chiamare aiuto. Lo porti giù. Esatto, rimaniamo là. Ora, così come ti trovi, qual è il gesto che ti trovi più a tuo agio? Ok, perfetto. Ok. Se vuoi stare così è ok. Questo puntella lo blocca il bacino, d'accordo? Questo tieniti un braccio, giostra con il peso, se tu hai un problema Stefano, diglielo. Se tienilo qui, così questo lo hai libero e puoi urlare, chiama l'118, l'112, l'113. Ok? È chiaro che noi, a meno che lo facciamo 1.000 volte al giorno per un mese, e non lo faremo 1.000 volte al giorno per un mese, non credo lo farai, noi dobbiamo trovare il movimento più istintivo per te e quello troviamo delle piccole correzioni. La piccola correzione è che anche nel caso tuo, stai dritto e il braccio gli tieni qui sotto dove c'è il tricipite e hai comunque un controllo e avevi comunque il peso sopra di lui e lo potevi modulare. Quello che va male è quando tu non ti puoi rialzare. Tu ti potevi alzare, avete visto? Era in questa postura, con le ginocchia così poggiate sopra, si poteva alzare quando voleva. La persona era pure faccia al muro ideale, un braccio lo governavi, l'altro era a terra. Questo ginocchio, se volevi cambiare postura, avresti potuto metterti in questa posizione, non l'hai fatto, ma va bene. Cioè, era una posizione che era ok, era uguale alla mia, non ci interessa a noi. A noi ci interessa che ti puoi alzare, che puoi modulare il peso, che arrivi sopra prima possibile, perché il momento che è delicato è quando tu lo butti giù. Prima che gli vai sopra, d'accordo? Può capitare di avere necessità, se non ce la fai a contenerlo, ok, allora puoi un po' mettere delle pressioni. Abbiamo un minuto, ce la sfruttiamo. Qualsiasi sia la sua postura che va giù a terra e io sono andato sopra, ok? D'accordo? Puoi pesare anche 20 kg se metti la mano così, in questa postura. Ok? Puoi mettere pressione, se è girato lo puoi mettere sulle cervicali o sulla comunque carotide. Se tieni il pugno sviene, se metti così sulle cervicali è doloroso, se è verso di te ancora peggio. In questa postura qua tu non gli fai segni in faccia, d'accordo? E puoi modulare, ora senza che spingo, però dimmi che
confermami che Sì, è come fastidioso, e non passi nessun guaio, piuttosto che andare a colpire. Ok? Basta mettere delle pressioni. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me. Unisciti ai miei studenti. Clicca il link che trovi nei commenti.